Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti su Gioca con Mike. Allora, questa volta ragazzi vi faccio vedere un tutorial, nessun let's play, non gioco a niente ragazzi. Voglio solo fare un piccolo tutorial di Gimp, il programma Gimp 2.8. Voglio fare vedere solo come si fanno a fare le grafiche per i video YouTube o pannelli YouTube, quello che volete. Ma non lo voglio fare molto difficile, cerco di farlo veloce, sbatto tutto dentro una grafica e vediamo cosa esce fuori ragazzi. Allora, per prima andiamo su Google e cerchiamo un background. Molto facile. Allora, ecco qua, un background, si possono... quello che volete potete prendere ragazzi, background a gioco, background di natura, background là, background qua, è uguale. Io adesso prendo uno a scelta, wallpaper blu, ok, non voglio fare troppo colori, perfetto, guardiamo la foto, scarico, mettiamo wallpaper, ok, mettiamoli qua, come vedete c'ho anche quelli dei giochi, memorizziamo. Perfetto, andiamo a vedere sulle foto, wallpaper, e lo scarichiamo su Gimp, eh? Ecco qua, abbiamo già il nostro primo lavoretto da iniziare. Adesso ragazzi, con le scritte veniamo dopo, con i caratteri ci pensiamo dopo. Adesso cosa vogliamo fare? Voglio fare un, diciamo, una grafica per questo video, quindi faccio un tutorial di Gimp, scarichiamo qualcosa per Gimp. Molto facile, veniamo qua. E adesso ragazzi, se metto Gimp, naturalmente vengono foto quadrate, no? Sono quadrate. Ma io voglio solo la testa di questo lupetto qua. O una volpe, che cos'è? Sì, una volpe. Allora metto Gimp PNG. I file si chiamano PNG. Questi file sono molto speciali. Quando li cliccate anche su Google, vedete qua ci stanno dei quadretti, bianchi, grigi, bianchi, neri, quelli che sono loro. Significa che si vede solo la faccia di questo tipetto qua. Allora, scarichiamo la foto. Adesso ho naturalmente apposta solo un... ecco qua, solo per i PNG. Scarichiamo. Ok, adesso cosa voglio fare ragazzi? Vado qua di nuovo dove le foto... PNG, prendo il mio lupetto e lo tiro nel background. Ecco qua, vedete? Bello grande. Allora, adesso naturalmente non lo voglio così grande. Come faccio? Qua abbiamo il pannello, lo faccio un po' più grande, pannello strumenti. Adesso vi spiego quello che uso io ragazzi. Ci stanno così tante opzioni in questo programma, ma come detto voglio fare veloce solo per farvi vedere più o meno come funziona e imparare potete poi naturalmente molto veloce ragazzi. Ecco qua, strumento scala, clicco qua su, vado su questo lupetto e lo posso fare più piccolo ragazzi, più facile di così, largo, grande, piccolo, più o meno così. Ok, scala. Adesso per muovere questo lupetto non è che lo posso cliccare e tirarlo, no, clicco qua, strumento sposta, molto facile, naturalmente voi il video potete stopparlo, guardarlo di nuovo o altri 100.000 volte, è uguale ragazzi. Scusate un po' la voce, sono un po' malato. Allora, ecco qua, abbiamo il lupetto, lo metto in mezzo, no, dove lo metto? Ok. Adesso scarichiamo qualcos'altro. Ci voglio mettere qualcosa di videogiochi, eh? Allora, uguale, come detto prima, voglio scaricare Super Mario PNG. Ecco qua che abbiamo Super Mario PNG. Che prendiamo? Beh, qualcosa a casaccio. Che dite? Questa qua mi piace ragazzi. Carichiamo prima su Google e ci devono essere questi quadretti. Ragazzi, se non ci sono, può essere che non è un file PNG e non funziona quello che volete fare. Guardiamo la foto, la carico, metto nel mio PNG. Ecco qua, ragazzi. Facile, tiro e abbiamo Super Mario. Freccetta è qui, sposto qua. Lo voglio un po' più grande. Vado di nuovo strumento scala. Ingrandisco
E abbiamo Super Mario, ragazzi. Abbiamo Super Mario. Adesso, vedete? Posso metterlo davanti come voglio io, ragazzi. Allora, per arrivare adesso a questo lupetto, se volete elaborare questo lupetto qua, dovete andare con il page up o page down della vostra tastiera. Vedete? Posso scegliere tutto il quadrato. Page up, lupetto, page up, prossima foto. Vedete? Sarebbero i livelli, si chiamano livelli questi. Allora, adesso, cortissima spiegazione. Non voglio Super Mario davanti, ma voglio il lupetto. Vado sul lupetto, clicco, poi posso andare sul livello. Allora, un momento, devo vedere anch'io. Scusate un po', dov'era? Qua, livello. Ecco qua, pila. Io difatti l'ho usato sempre in tedesco, ragazzi. Devo cercare anch'io un po' in italiano, ma imparo anch'io così. Adesso posso alza livello. Pac. È uscito. È uguale dove li metto questi adesso. Sta sempre dietro. Di nuovo. Livello. Pila. Abbassa livello. Sta di nuovo giù. Molto facile, ragazzi. Allora, adesso faccio... vedete? Non ho... ecco. Non ho schiacciato page down o up. È già sbagliato. Allora, questo adesso lo facciamo un po' più grande. Adesso non parlo più tanto. Elaboro un po' così, vedete più o meno come faccio. Poi qua, questo lo conoscete naturalmente. Questo lo conoscete. C'è sempre. Devo ingrandirlo un po'. Tanto nelle grafiche di YouTube non si vede poi che è così scarso. L'ho elaborato un po' da solo, mi è venuto un po' scarso. Ma fa niente, non si vede, ragazzi. Questo lo voglio qua. Perfetto. Questi li mettiamo qua, dietro di me. Così, mi piace. Lupetto. Ancora più grande. Ecco, vedete? C'è abituazione, ci vuole qua, si deve... Ci vuole abitazione. Ecco qua. Ma con errori si impara, Con errori si impara. Poi, cosa voglio più? Un telecomando da gioco? Video game PNG. Perfetto, allora, cosa abbiamo di bello qua? Questo mi piace, ragazzi. È il classico, ragazzi. Nintendo. Allora, prendiamo PNG, memorizzo. Zac. Tiro dentro. E già c'è anche una grandezza che mi piace. Guardate, ragazzi. La corda la metto qua. Un po' così. Ecco qua, ragazzi, bellissimo. Questo lo mettiamo qua su. Che dite? O lo lascio qua, centrale. Centrale. Page down. Un po' più grande. Ecco, ragazzi, potete mettere quello che volete qua dentro, ragazzi. Allora, adesso ci mettiamo per prima anche un piccolo testo, perché sennò non so come fare grandi ste cose. Allora, mettiamo un po' così. Perfetto, ragazzi. Aspettate. Forse faccio così. Vabbè, c'è di provare, ragazzi. Testo. Mettiamo un testo. Lo metto qua. Allora, questo lo faccio un po' più grande, tanto per vederlo. Mettiamo tutorial Gimp. 2,8. Ecco qua. Allora, adesso la grandezza, che ne so, facciamo 72, tanto per farlo grande. Colore, prendiamo, a me piace il rosso, ragazzi. Prendo rosso. Non lo so, prendiamo qualcosa di, ragazzi, potete prendere quello che volete, tutto. Niente male questo. Mi piace. Allora, adesso questo è così grande. Ok. Cavolo. Annulla livello testo e se sbagliate, ragazzi. Vedete? Ho sbagliato. Posso tornare indietro. Allora, adesso dov'era? Con questo si può spostare. Ma facciamolo prima bello grande sto coso. Allora, tutorial Gimp. Scala. Vediamo com'è. Raga, non mi piace sto testo. Non mi piace. Allora, crea un livello, modifica, ritorna di nuovo al suo punto di partenza.
dovrebbe essere qualcosa più tutorial gym. Sapete, voglio già che tutorial gym. Non c'è qualcosa di divertente qua? Questo mi piace. Non è male. Ok. Tutorial gym, questo mi piace. Allora, ragazzi, mettiamo qua. Faccio bello grande adesso. Ecco qua, scala. Adesso si deve giocare un po', ragazzi, con le foto che avete caricato, no? Posso fare anche questo. Lo posso anche mettere qua. Questo lo metto qua. Ecco qua. Non mi piace, ragazzi. Come facciamo? Ecco qua, strumento ruota. Lo giriamo un po'. Ok. Muoviamo. Tutorial gym. Guardate adesso, ragazzi, lo facciamo ancora più grande sto coso. Così, deve andare tutto lo schermo. Tutto lo schermo deve prendere. Ecco qua. Guardate, ragazzi, questo mettiamo un po' più qua. Questi li mettiamo qua. Ecco, ragazzi, sta diventando niente male. Questo mi è troppo grande sto tipo qua, eh? Allora, andiamo qua. Troppo grande, non serve così. Neanche io sono grande, quindi facciamolo più piccolo. Ecco qua. Così, che ne pensate? Allora, andiamo di nuovo. Tutorial gym, che sarebbe questo. Adesso, livello, pila. Alza il livello fino in cima, significa che sale sopra tutti. Uguale quale ci metti, stanno tutti sotto al testo, diciamo. Ecco qua, ragazzi. Vedete? Tutorial G, mettiamo qua il Nintendo. Ragazzi, possiamo ancora scaricare delle cose qua. Voglio riempirlo. Cosa c'è più? Questo, mi piace anche questo. Oh, momento, come detto, vediamo. Non hai quadrati, quindi non è un PNG. Aspetta, un'idea. Fammi PNG. Ecco qua, che abbiamo di bello. Sì, questo mi piace. Prendiamo, memorizziamo. Adesso ne scarico un paio, ragazzi. E poi li buttiamo tutti dentro. Tutti dentro li buttiamo. Allora, vediamo cosa c'è più ancora. Loki, forte, ragazzi. PNG, perfetto. Allora, scarico anche questo. C'è ancora qualche cavolata. Speriamo che non c'è niente che non posso fare vedere. Allora, sembra... Ho un'idea. Guardate, ragazzi. Allora, prendiamo qua qualcosa, ragazzi. Questo, mi piace questo, eh? Colore un po' strano, però mi piace. Questo chiudiamo. Ah, peccato, questo non è... Non si può caricare, eh? Vietato. Ah, ho capito. Smoke PNG. Fumo. Facciamo... Che ne so. Qua, colori. È PNG, quadretti, PNG. Perfetto. Scarichiamo. Ecco qua, adesso abbiamo tutto quello che vogliamo, ragazzi. Mettiamo questo. Zac. E di nuovo qua, ragazzi, vedete dove lo metto? Ecco qua, faccio così. Ingrandisco un po'. Scala. Clicco, livello, pila. Abbassa livello fino in fondo. Va sotto a tutti gli altri foto. Ah, aspettate un momento, ho sbagliato, ragazzi. È andato naturalmente anche sotto a quello blu, eh? Vedete? Così imparate di più, no? Se vedete l'errore. Alziamo un livello. Pac! Ecco qua, colori. Perfetto, il gimp è qua. Sinceramente però questo lupetto lo potrei anche alzare di livello, eh? Alzo di livello. Ok. Alza livello fino in cima. È meglio, ragazzi, è meglio. Poi, cosa abbiamo scaricato più? Non mi ricordo, qua è Smile. Mettiamo anche il Smile dentro, ragazzi. Facciamolo un po' più
No, questo non si muove. Questo qua facciamolo un po' più piccolo. Scala, mettiamolo qua, vedete, guarda, lui ho un'idea. Ah, non funziona, peccato. Vorrei che questo guarda il lupetto. E il lupetto guarda. Aspettate, questo non è strumento rifletti? Non funziona? Beh ragazzi, perfetto, vedete? Strumento rifletti. Imparo anch'io ragazzi, imparo anch'io. Ecco qua. Perfetto. Loki, dove mettiamo Loki? Ma Loki ragazzi, sapete che faccio? Facciamolo più piccolo. Aspettate ragazzi, ho un'idea. Forte ragazzi, forte, guardate. Guardate, si può fare tutto. Di tutto si può fare, di tutto. Allora, devo caricare ancora cosa. Che c'è più? Che roba ci sta più? Non saprei. Qualche altro gioco? Qualche altro gioco, forse? Qualcosa di divertente? SpongeBob PNG. Vediamo se c'è. Oddio, ragazzi, guarda. Devo scaricarlo, ragazzi. Allora, scarichiamo SpongeBob. Rieccolo qua. Ecco, adesso voglio naturalmente che qua, ecco qua, guarda il lupetto, un po' più grande, zac, ecco qua ragazzi, abbiamo fatto subito un piccolo, come posso dire, sì, un momento. Ecco qua. Un po' più grande, si devono fare un po' più grande. Ecco. Perfetto ragazzi, guardate, abbiamo fatto allora questa piccola grafica per YouTube, veloce, solo per farvi vedere cosa si può mettere davanti, cosa si può mettere di dietro, come si possono elaborare il testo, quale cosa scegliete. L'importante sono i PNG ragazzi, come vedete potete fare di tutto con questi PNG, di tutto potete fare. Veramente di tutto. Di nuovo, per l'ultima cosa, questo smiley lo voglio sotto a questo lupetto. Fila, abbassa di livello. Ragazzi, facilissimo, vedete? Qua di avanti, qua avanti, avanti. Ok, ragazzi, avete capito come funziona Gimp? Molto facile, ragazzi. Non è difficile, no? Allora, spero che vi ho potuto aiutare, ragazzi. Lasciatemi un like, spero la musica vi sia piaciuta anche. Lasciatemi un like, iscrivetevi ragazzi. Se volete ancora più tutorial di Gimp, me lo potete dire. Provo a fare qualche altra cazzata qua su, sparare qualcosa. Comunque, questa grafica la userò per questo video, naturalmente. Ciao a tutti ragazzi, ci sentiamo, il vostro Mike.